La lezione sarà divisa in due parti, la prima dedicata ai modelli di comportamento e la seconda parte dedicata alle tecniche geofisiche. Si tratta di tecniche particolari che rivestono molta importanza per indagare tutte quelle formazioni, come ad esempio i depositi di terreni sabbiosi e gli aiosi, che non si prestano, che non danno la possibilità di effettuare un campionamento indisturbato e quindi devono essere indagati mediante indagini in sito. Iniziamo dunque la prima parte della nostra lezione con i modelli di comportamento. Se vi ricordate, durante la sesta lezione, nella fase introduttiva della sesta lezione, abbiamo già avuto modo di mettere in evidenza come l'interpretazione di qualsiasi prova sperimentale richieda l'assunzione esplicita o tacita di un modello di comportamento. In assenza di questo modello di comportamento, l'interpretazione di una prova sperimentale si ridurrebbe ad una semplice elencazione di eventi senza un quadro d'insieme che darebbe che dà la possibilità all'allievo di inquadrare questi risultati in un quadro di riferimento concettuale. Abbiamo anche avuto modo di evidenziare come una semplice prova di compressione isotropa consenta di cogliere gli aspetti peculiari del comportamento meccanico delle terre. E per questo motivo riprendiamo brevemente i risultati di una prova di compressione isotropa. Allora, con riferimento all'immagine che voi vedete in questo momento proiettata, supponiamo di porci nel piano di compressione, piano che è individuato dalle due variabili, pressione media efficace, volume specifico V. In questo piano la curva di consolidazione normale è rappresentata da questa curva che voi vedete adesso proiettata di colore verde e supponiamo che durante la fase di consolidazione abbiamo raggiunto un livello tensionale rappresentato da questo punto P. Se noi immaginiamo di scaricare e di ricaricare successivamente il materiale, la cosa da evidenziare, la cosa che salta immediatamente all'occhio è che il comportamento del materiale mostra una reversibilità, una totale reversibilità. In particolare, durante questa fase di scarico e ricarico, le deformazioni reversibili le abbiamo definite deformazioni elastiche, mentre lungo il processo di carico che segue la curva di consolidazione normale, a queste deformazioni elastiche si sommano le deformazioni plastiche reversibili che sono la parte prevalente. Ora, se questo modello di comportamento viene interpretato alla luce della teoria della plasticità, abbiamo già visto che la fase di scarico e ricarico definisce il dominio elastico del nostro materiale. La fase di carico lungo la curva di consolidazione normale definisce il dominio elastoplastico. Il livello tensionale corrispondente al punto P rappresenta una soglia caratteristica che è stata definita tensione di snervamento e che separa il comportamento reversibile dal comportamento elastoplastico, nel corso del quale insorgono deformazioni irreversibili. Ora, se immaginiamo di generalizzare questi concetti e quindi analizziamo cioè il comportamento del materiale non solo in presenza di una componente isotropa dello stato di sforzo, ma anche in presenza di un deviatore, quindi ci collochiamo adesso nello spazio rappresentato dalle tre variabili, pressione media efficace, deviatore Q, volume specifico V. Abbiamo avuto modo di mostrare nelle precedenti lezioni come il comportamento del materiale sia sostanzialmente confinato da una superficie che abbiamo chiamato superficie di stato. Il significato di questa superficie di stato è che si tratta di un inviluppo di tutti gli stati fisici possibili che il materiale può
può raggiungere nel corso di un processo deformativo. Allora, ritornando adesso al nostro argomento, in questo spazio, ripeto, rappresentato dalle variabili tensione media efficace P, deviatore Q, volume specifico V, il comportamento del materiale nella fase elastica deve necessariamente appartenere ad una superficie cilindrica che ha come direttrice proprio la curva di scarico-ricarico. Tutti i punti che appartengono a questa superficie sono punti che rappresentano il comportamento del materiale nella fase elastica. Evidentemente questo comportamento sarà delimitato da una particolare curva che è data proprio dall'intersezione di questa superficie cilindrica con la nostra superficie di stato. Questa curva assume il significato di curva di snervamento. Ripeto quindi, il comportamento elastico del materiale è il comportamento di un materiale il cui stato sia confinato da questa curva di snervamento. Ora, se noi prendiamo alcuni punti caratteristici su questa curva di snervamento, quali per esempio il punto A, il punto B e il punto C, che vedete adesso voi riprodotte su questa immagine, immaginiamo di proiettarli sul piano individuato dalle nostre variabili P'Q, ricaviamo la nostra curva di snervamento. Ora, per evidenziare in maniera più chiara i concetti che stiamo per esporre, immaginiamo di togliere da questa rappresentazione la nostra superficie di stato e la superficie che rappresentava il dominio elastico. Allora, ripetiamo, proiettando l'intersezione della superficie che rappresenta il dominio elastico con la superficie di stato, abbiamo ottenuto la nostra curva di snervamento. Come voi potete notare, la dimensione di questa curva di snervamento è fissata da questo particolare valore della tensione di snervamento. Se noi immaginassimo di caricare in fase elastoplastica ulteriormente il materiale, quindi immaginiamo di passare dal punto P al punto Q e proiettiamo questo punto sul piano P'Q, a questo punto compete una nuova superficie di snervamento, la cui dimensione è governata dalla massima tensione raggiunta durante la storia tensionale del nostro materiale. Ora, il concetto da acquisire è che la nostra superficie di snervamento non è quindi una superficie fissa nello spazio, ma è una superficie che si evolve. In particolare, questa evoluzione dell'ampiezza del dominio elastico con il procedere, con l'accumulo delle deformazioni elastoplastiche e quindi con il procedere della tensione di snervamento prende il nome di incrudimento. E la nostra tensione di snervamento può essere interpretata appunto come un parametro di incrudimento. Allora, fatte queste precisazioni, a rigore, nell'ambito del modello elastoplastico che noi stiamo delineando in questo momento, è lecito parlare di comportamento elastico se lo stato di sforzo del materiale si trova all'interno di questa curva di snervamento. Parlando di comportamento elastico del materiale, usualmente si introducono l'ipotesi che il mezzo sia un mezzo omogeneo e che il mezzo sia un mezzo isotropo. Ora, nell'ipotesi di completa isotropia di comportamento, per caratterizzare il nostro mezzo noi abbiamo bisogno soltanto di due costanti elastiche, per cui il legame costitutivo, facendo riferimento alle prove triassiali che stiamo esaminando in questo momento, il legame costitutivo è rappresentato dalla seguente matrice, che lega
le variabili di sforzo rappresentate dalla tensione media efficace P' e dal deviatore Q alle variabili correlative di deformazione rappresentate dalla deformazione di volume epsilon con V e dalla deformazione deviatorica epsilon con S. L'apice che compare qui dentro, serve a ricordare che appunto si tratta di componenti di deformazioni totalmente reversibili o, se preferite, componenti elastiche. Le costanti che intervengono sono rappresentate dal modulo di deformazione volumica indicato qui con il simbolo K' e dal modulo di taglio G. Un aspetto interessante da notare, un aspetto molto importante, è il seguente, che nelle ipotesi che noi abbiamo introdotto, come voi potete notare, i termini al di fuori della diagonale principale sono nulli. Questo significa che c'è un comportamento disaccoppiato nella risposta del mezzo, ossia le deformazioni di volume sono disaccoppiate dalle deformazioni distorsionali. Ciò significa quindi che un incremento della componente isotropa dello stato di sforzo produce soltanto variazioni di volume, un incremento del deviatore degli sforzi produce soltanto una deformazione epsilon con S completamente disgiunta dalle deformazioni di volume. La conclusione quindi alla quale noi siamo giunti in questo momento è che se lo stato di sforzo è confinato all'interno della superficie di snervamento, il comportamento del materiale può assumersi come un comportamento elastico ed è caratterizzato, ripeto, soltanto da due costanti. La scelta che noi abbiamo operato in maniera tale da separare direttamente deformazioni di volume da variazioni di forma del nostro elemento e ci consente di dire che le costanti da considerare sono il modulo di deformazione volumica e il modulo di taglio G. Vediamo adesso con un esempio pratico come si fa a determinare nel corso di una prova triassiale queste due costanti del materiale, questi due parametri. E allo scopo utilizzeremo i risultati di una prova CK0D, quindi si tratta di una prova consolidata in condizioni K0 e portata a rottura successivamente in condizioni drenate. Immaginiamo di lavorare su un campione che sia leggermente sovraconsolidato, quindi grado di preconsolidazione pari a 2, e supponiamo che le condizioni iniziali siano le seguenti: un valore della tensione media efficace P'0 pari a 61,59 kPa, un valore del deviatore pari a 17,56 kPa, un valore dell'indice dei voti iniziali pari a 0,93. L'immagine che adesso voi vedete riprodotta su questa diapositiva è l'immagine dei punti sperimentali ottenuti su un campione di argilla leggermente sovraconsolidata di Pisa. Al solito, la parte superiore del diagramma riporta lo sforzo deviatorico Q in funzione della deformazione deviatorica epsilon con S. La parte inferiore del diagramma riporta le variazioni di volume, e quindi la deformazione di volume epsilon con V in funzione della deformazione deviatorica epsilon con S. Nel riquadro qui piccolo sono richiamate le condizioni iniziali di prova. Il nostro provino, ripeto, durante la fase di consolidazione è stato assoggettato ad una tensione di confinamento radiale pari a 55,74 kPa, ad una tensione assiale pari a 73,30 kPa, cui corrispondono un valore della pressione media efficace di 61,59 kPa e il corrispondente deviatore 17,56 kPa.
Quindi come condizione iniziale noi ci troviamo sulla retta K0, stiamo portando a rottura il provino in condizioni drenate seguendo questo percorso di carico fino a raggiungere la condizione ultima, condizione rappresentata, come già sappiamo, da una condizione stazionaria di stato critico. I punti sperimentali sono i punti che descrivono questa curva sforzi e deformazioni, che come voi potete notare denota una marcata non linearità di comportamento. Ora, qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di determinare i parametri di deformabilità che corrispondono ad un livello deformativo pari allo 0,1%. Allora, riprendiamo la definizione di deformazione deviatorica. Abbiamo visto che epsilon con S è pari a 2 terzi di epsilon con Z meno epsilon con R. Bene. Se in questa definizione noi introduciamo le espressioni di epsilon con z e di epsilon con r dedotte dalla legge di Hooke, quindi non sto qui ad illustrarvi tutti i singoli passaggi, il risultato che si ottiene è il seguente. Delta epsilon con s lo si può esprimere come delta q diviso 3 volte il modulo di taglio g. Questo risultato significa che quando noi osserviamo la curva sforzi deformazioni riportata in termini di deviatore in funzione della deformazione deviatorica epsilon con S, la pendenza di questa curva determina il valore del modulo di taglio G e in particolare 3 volte il valore del modulo di taglio G. Allora, in base a questa relazione diventa immediato calcolare un valore del modulo di taglio. Faccio notare che poiché noi stiamo facendo riferimento ad un livello deformativo pari allo 0,1%, stiamo calcolando il valore del modulo di taglio secante, ossia la pendenza che va dall'origine al punto che noi stiamo considerando. Allora, introducendo i valori che leggiamo direttamente sul diagramma, il valore del deviatore corrispondente al punto in esame è pari a 3,85, il valore iniziale del deviatore era pari a 17,56, quindi noi abbiamo avuto un incremento del deviatore che è pari a questa differenza. Questa quantità va divisa per la deformazione deviatorica in esame. Voi qui vedete che trovate un valore pari a 0,095 che è prossimo al valore teorico che noi vogliamo considerare e va diviso per 3 perché ovviamente, come abbiamo già detto, la pendenza della nostra secante è pari a 3 volte il modulo di taglio. Il risultato che si ottiene, come voi vedete, è che il modulo secante corrispondente a quel livello deformativo sarebbe pari, nel caso in esame, a circa 4,7 megapascal. La prova che noi stiamo considerando è una prova drenata, cioè il provino viene portato a rottura in condizioni di drenaggio aperto, quindi siamo in grado di misurare il quantitativo di acqua che viene espulso dal provino e questo quantitativo di acqua espulsa ci permette di calcolare e di determinare le variazioni di volume del materiale. Bene, allora, conoscendo la deformazione di volume epsilon con V ed essendo nota la deformazione assiale del provino epsilon con S, è possibile da questa relazione determinare la deformazione radiale epsilon con R. Nel caso in esame, per esempio, si otterrebbe un valore di 0,023 con il segno meno davanti e applicando la definizione del coefficiente di Poisson, noi otteniamo un valore del coefficiente di Poisson pari a 0,19. Inoltre, se utilizziamo il legame costitutivo che abbiamo visto in precedenza, è possibile stabilire anche una seconda relazione particolarmente importante, ossia l'incremento di deformazione di volume
riferito all'incremento della deformazione deviatorica, come voi vedete dalla formula riportata in questa immagine, è pari a delta P' diviso K' fratto delta Q diviso 3 volte G. Ora, poiché in una prova di compressione triassiale standard il rapporto delta Q su delta P' è uguale a 3, si deduce quindi che il rapporto delta epsilon V su delta epsilon con S indica in pratica il rapporto tra il modulo G e il modulo K'. Ciò che stiamo dicendo lo si può evidenziare meglio guardando la seconda parte del diagramma, cioè quella parte del diagramma che riporta le deformazioni di volume epsilon con S in funzione delle deformazioni deviatoriche. Bene, la pendenza di questa curva è esattamente pari al rapporto tra il modulo di taglio G e il modulo di taglio K. Quindi, se noi deduciamo dai punti sperimentali il valore di questa pendenza, poiché il modulo di taglio G l'abbiamo dedotto dalla curva sforzi e deformazioni, è immediato ricavare il modulo di deformazione volumica ed è quanto facciamo qui numericamente. Quindi la pendenza della nostra curva per il livello deformativo che stiamo considerando è pari a 0,768, è noto il valore del modulo G di taglio che, ripeto, vi ricordo, era pari a 4,7 megapascale, si deduce che il modulo di deformazione volumica è pari a circa 6 megapascale. Ovviamente, utilizzando le note relazioni della teoria della elasticità, il valore del modulo di deformazione volumica poteva essere ottenuto anche per altra via, sfruttando cioè le relazioni esistenti tra modulo di taglio G, modulo di deformazione volumica e coefficiente di Poisson. Ora, visto come si determinano quindi i parametri di deformabilità del nostro materiale, nell'ipotesi che nell'ambito del livello deformativo considerato il comportamento del materiale possa realmente considerarsi un comportamento reversibile, passiamo adesso ad una seconda osservazione che riguarda il fatto che in realtà i dati sperimentali mostrano che il comportamento delle terre è un comportamento marcatamente non lineare fin dai primi livelli deformativi. Allora, se noi riprendiamo la nostra curva sforzi e deformazioni, quindi vi ricordo, stiamo riportando il valore del deviatore in funzione della deformazione deviatorica epsilon con S. Immaginiamo che questa sia la curva sforzi e deformazioni. Quanto abbiamo fatto fino adesso è stato quello di considerare un valore di un certo livello deformativo e calcolare il modulo di taglio G. La secante, la pendenza della secante è pari a 3 volte G e se noi riportiamo su un diagramma il valore del modulo di taglio in funzione della deformazione di taglio gamma, su questo diagramma a questo punto corrisponde il punto A che voi vedete qui riprodotto. Immaginiamo di incrementare adesso il livello deformativo, quindi di considerare un secondo punto, il punto B. Ovviamente noi otterremo un nuovo valore del modulo di taglio G che riportiamo nuovamente sul diagramma qui a fianco. E se consideriamo un terzo punto, quindi un livello di deformazione consistentemente più grande, ritroviamo un nuovo valore del modulo di taglio G. Allora, come voi vedete, il modulo di taglio che noi stiamo considerando in questo momento decresce in maniera significativa al crescere del livello deformativo, il che denota quindi un comportamento marcatamente non lineare del materiale. Questo comportamento non lineare del materiale è messo in evidenza da questa curva che congiunge quindi i punti che abbiamo esaminato, che prende il nome di curva
curva di decadimento del modulo di taglio e che, ripeto, rappresenta la variazione del modulo secante al variare del livello deformativo. È preciso che analoghe considerazioni valgono se, evidentemente, se al posto del modulo secante noi avessimo considerato nei punti in esame il modulo tangente. Ora, riportiamo questa curva di decadimento in questo diagramma per mettere in evidenza adesso alcuni aspetti peculiari del comportamento dei terreni. Dunque, innanzitutto, i dati reperibili in letteratura sul comportamento di opere reali dimostrano che nella fase di servizio i livelli deformativi raggiunti, fatta eccezione di pochi punti al contatto, punti in corrispondenza dei quali ovviamente possono prodursi anche plasticizzazioni localizzate, ma comunque in tutti i rimanenti punti che rappresentano la maggior parte del volume significativo soggetto a deformazione, il livello deformativo raggiunto, dicevamo, si colloca tra valori che sono pari a 5 per 10 alla meno 5 e 5 per 10 alla meno 3. Quindi questo è il livello deformativo che caratterizza la risposta del materiale nella fase di esercizio. A livelli maggiori corrispondono invece, corrisponde la risposta del materiale che assume rilevanza nelle verifiche di sicurezza. Ora, proprio perché la risposta del materiale nella fase di servizio si colloca in un intervallo di deformazioni estremamente piccolo, sono state sviluppate, per poter descrivere compiutamente il comportamento del materiale a questi piccoli livelli di deformazioni, sofisticate tecniche di indagine in sito e di laboratorio. In particolare, quando si descrive una curva di decadimento del materiale, si mettono in evidenza i seguenti aspetti. Allora, a piccolissimi livelli di deformazione come voi vedete da questa figura si collocano in un campo dell'ordine di 10 alla meno 6, 10 alla meno 5, si assume in pratica che il modulo di deformazione del materiale sia costante e che la risposta del materiale sia totalmente reversibile. Le evidenze sperimentali che permettono di giungere a questa conclusione, a questa prima conclusione di tipo operative, sono costituite dal fatto che se in questo campo deformativo estremamente piccolo il materiale viene assoggettato a dei cicli di scarico-ricarico, nel corso di questi cicli non viene evidenziata alcuna isteresi, il comportamento del materiale è totalmente reversibile, non si notano variazioni di volume in prove drenate, non si nota l'insorgere di pressione interstiziale in prove non drenate. Quindi il comportamento del materiale può essere effettivamente modellato come il comportamento di un materiale elastico. Nell'ambito di questo livello deformativo, il comportamento può essere indagato o tramite prove in sito, e che sono le prove che discuteremo nella seconda parte della lezione, oppure sofisticate tecniche di laboratorio che vedono l'utilizzo di sofisticate apparecchiature come la colonna risonante, oppure di tecniche di misure di deformazioni locali, cioè con trasduttori locali. Superata una certa soglia, quindi ritorniamo nuovamente alla nostra immagine, superata una certa soglia che quindi viene definita soglia di linearità, come voi potete notare, al crescere del livello deformativo si ha un pronunciato decadimento del modulo di deformazione. E se si supera una seconda soglia, che si colloca come ordine di grandezza intorno a 10 alla meno 3,
risultano particolarmente pronunciati i fenomeni di irreversibilità e i fenomeni di accoppiamento. Ciò significa che se noi analizziamo la risposta del materiale per livelli deformativi superiori, ad esempio a 10 alla meno 3, in prove drenate la deformazione del materiale è accompagnata da variazioni di volume e in prove non drenate questa deformazione risulta essere accompagnata da incrementi della pressione interstiziale. Le prove convenzionali adoperate per caratterizzare il materiale nell'ambito delle medie deformazioni, quale ad esempio la prova dilatometrica e la prova con il pressiometro, soprattutto prove con il pressiometro autoperforante, si collocano nell'ambito di questo livello deformativo. La diapositiva successiva mostra una raccolta di dati sperimentali su vari tipi di materiali. E con questi dati sperimentali si vuole in questa sede adesso evidenziare soltanto che la soglia di linearità di comportamento del materiale, come voi potete notare, dipende innanzitutto dalla natura del materiale e in generale cresce al crescere della plasticità del materiale. Poi dipende anche da altri fattori, quali ad esempio il livello dello stato di sforzo al quale si sta assoggettando il materiale stesso. Allora, quali sono le conclusioni che sul piano operativo noi siamo in grado di trarre dalle considerazioni che abbiamo svolto fino adesso? Allora, la prima conclusione evidente è che il comportamento del materiale in esame è un comportamento alquanto complesso e quindi la scelta di un modello di comportamento è sostanzialmente dettata dalle finalità delle nostre analisi. Se noi confiniamo il nostro interesse in questo momento a condizioni di carico monotono, quindi escludiamo effetti di carico ciclico, allora il modello di comportamento può essere un modello relativamente semplice, ossia noi possiamo pensare di fare riferimento ad un modello elastico equivalente, un modello che aggiorni continuamente nel corso delle analisi il valore del modulo di deformazione in funzione del livello deformativo raggiunto e dello stato di sforzo. In questa maniera si riescono a cogliere gli aspetti salienti di comportamento che abbiamo menzionato prima, cioè elevata rigidezza del modulo a livelli di deformazione estremamente piccoli, decadimento del modulo nel campo delle piccole e delle medie deformazioni, dipendenza del modulo dal livello di sforzo. Ovviamente non si possono cogliere con un modello si è fatto aspetti del comportamento più complicati, tipo per esempio l'accoppiamento tra deformazioni di volume e deformazioni di taglio, e in questi casi è necessario ricorrere a modelli sofisticati che sono basati sulla teoria della plasticità. Un altro aspetto del problema che comunque mi preme evidenziare è il seguente, che evidentemente il modello elastico equivalente al quale noi in questo momento stiamo facendo riferimento è un modello puramente empirico, il che significa che la risposta del materiale risulta essere condizionata dal particolare percorso di carico che noi stiamo esaminando, il che significa quindi che di volta in volta la prova di laboratorio va scelta in maniera tale da riprodurre il percorso di carico che è significativo del problema in esame. Accenno adesso nella seconda parte della lezione dedicata alle tecniche geofisiche, ad una delle prove geofisiche per evidenziare come
nel caso di materiali che non si prestano ad essere campionati, come per esempio i materiali sabbiosi e iosi, si possa dedurre attraverso queste tecniche geofisiche, attraverso queste indagini in sito, dicevo, si possano determinare i parametri di deformabilità. Allora, la determinazione in sito del modulo di taglio G0 riveste, come abbiamo già detto, particolare rilevanza per tutti i materiali a grana grossa. Allora, in questi tipi di deposito, una delle prove in sito più utilizzate per la determinazione del modulo di taglio a piccoli livelli di deformazione, quelle che noi abbiamo chiamato G0, è la prova cross-hole. Si tratta di una prova in foro che viene eseguita secondo il seguente schema. Allora, immaginiamo che questo sia il nostro piano campagna e immaginiamo di eseguire un foro all'interno del quale sarà collocata una sorgente. Normalmente questo foro viene rivestito con un rivestimento ad elevata impedenza, quindi rivestimento in genere di alluminio oppure un rivestimento di plastica. Il foro deve essere opportunamente cementato con una malta a ritiro controllato in modo che sia garantito l'accoppiamento tra il rivestimento e il terreno circostante e si esegue poi ad un'opportuna distanza, normalmente variabile da 1,50 m fino a 3-5 metri, un secondo foro per l'alloggiamento di un ricevitore, solitamente di un geofono. Lo schema che voi vedete è lo schema con due fori, anche se solitamente si adoperano tre fori, per eliminare tutte le incertezze relative ai tempi di arrivo. Comunque, fermandoci per il momento agli aspetti più squisitamente concettuali, l'idea della prova è la seguente. Se una volta posizionata la sorgente si genera un impulso, noi avremo un treno d'onde che si propaga e l'arrivo di questa onda sarà registrata dal ricevitore nel secondo foro. Ora, immaginiamo che la direzione di propagazione della nostra onda sia caratterizzata da un versore che abbia componenti 1, 0, 0, si faccia riferimento naturalmente agli assi che noi abbiamo introdotto, e supponiamo che l'eccitazione sia tale da far vibrare le particelle secondo la direzione verticale, per cui il vettore che indica il moto delle particelle abbia componenti 0, 0, 1. Ora, da un punto di vista teorico, è possibile dimostrare che la propagazione ondosa è un problema che può essere ricondotto ad un problema agli autovalori e in particolare la velocità di propagazione delle onde non è altro che l'autovalore di un tensore che prende il nome di tensore acustico. Poiché il tensore di elasticità è un tensore positivo ed è simmetrico, gli autovalori in esame sono reali e sono positivi. E quindi di conseguenza, risolvendo questo problema agli autovalori, è possibile dimostrare che la velocità di propagazione delle onde dipende sostanzialmente dalle proprietà del mezzo, in particolare dal modulo di elasticità del mezzo e dalla densità del mezzo. Per cui ne consegue che se si è in grado di misurare affidabilmente la velocità di propagazione dell'onda, si è in grado di determinare tramite questa relazione il modulo di taglio. Come voi vedete in questa immagine, al modulo di taglio sono stati apposti due pedici, H e V. Il primo H indica la direzione di propagazione dell'onda, il secondo pedice V indica la vibrazione delle particelle, quindi il nostro è un modulo GHV. E
Ed è importante, diciamo, distinguere direzione di propagazione, direzione di vibrazione delle particelle in quanto, avendo i materiali naturali un comportamento anisotropo, una distinzione di questo tipo permette di comparare in maniera razionale i risultati ottenuti da diverse prove. Naturalmente la prova che io ho appena illustrato, che nella letteratura è nota come prova Crossall, non è l'unica prova possibile per la determinazione del modulo di deformazione a taglio in situ. Esistono altre prove, come la prova Downhole, esistono prove in superficie, come la prova SASV, che esulano dagli obiettivi di questa lezione, ma naturalmente al solito le persone interessate troveranno una discussione in merito sul libro di testo. Ora chiudiamo qui questa undicesima lezione e al solito vi preannuncio l'argomento delle successive lezioni. Le successive lezioni saranno dedicate ai modi di filtrazione, in particolare nella prossima lezione richiameremo i caratteri cinematici dei moti dei fluidi e poi passeremo all'analisi del moto di filtrazione in regime stazionario.